tutto ciò che ci circonda sembra avere una forza particolare, un'energia che lo pervade, ma esiste ed è forte. Un'energia anche dentro noi stessi, che è l'energia che ci fa battere il cuore, che ci fa contrarre i nostri muscoli. Ma di quanto sia stretto il rapporto fra energia e salute parleremo nella puntata di oggi. Ma prima, copertina. Tutto è energia e l'energia è tutto ciò che esiste. Fisica, termica, atomica o umana, muscolare o mentale, è l'energia, il motore di ogni materia. Con l'energia si forgia il mondo, dal Big Bang alla spinta del parto che genera vita. È la vibrazione della musica sul nostro corpo, il vento sulle onde del mare e il pulsare del sangue nelle vene. È la scintilla, la messa in moto delle nostre azioni, delle nostre emozioni o dei nostri battiti cardiaci, come dei nostri pensieri. La salute del nostro corpo risiede anche nei giusti flussi di energia, che può diventare cura e terapia, laser, ultrasuoni o magnetoterapia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2022 ha inserito la medicina tradizionale cinese, basata su principi energetici e agopuntura, nel compendio delle pratiche mediche riconosciute e approvate. La magia e la forza della vita sono nell'energia.